Buongiorno cari amici di YouTube, bentornati sul mio canale, i migliori suggerimenti di Antonella. Volevo registrare questo video per farvi un aggiornamento della cosmesi, insomma, dei prodotti che ho ordinato. Adesso me ne sono arrivati degli altri. Allora, avevo ordinato la palette della Naked 2, i basici, diciamo, i natural, perché io porto principalmente questi colori. Io sono i colori che vi dicevo sono questi. Li ho usati, sono veramente molto buoni tanto quanto quelli della NYX. Mi trovo veramente molto bene, ne uso pochi perché comunque colorano parecchio e hanno molta resistenza sulla pelle. L'ho presa in sostituzione a questa qui della Essence, della Roses della Essence, che non è male, non è malvagia, però il problema è che sono molto brillantinati i colori sulla pelle, e io purtroppo con il mio problema delle rughe si notano di più, quindi ci vogliono i colori quelli pastellosi e meno glitterati, diciamo, esattamente come questi qui della Naked oppure quelli della NYX, che sono molto buoni. I prodotti della Mulac, che ho preso due prodotti perché avevo bisogno di sostituire il blush della Kiko e ne ho preso un altro. I prodotti, la scatola, la confezione è questa. Devo dire comunque come packaging, come consegna, come confezionamento è forse uno dei migliori, rispetto alla Naked, la NYX è uno dei migliori. Allora, i prodotti che ho preso sono questi. Allora, sono delle palette dove posso praticamente metterle tutte assieme. Allora, uno è il blush che vi avevo detto, che è questo, come colore. Io ho preso un colore abbastanza simile a quello che avevo già, perché comunque è un colore che mi stava molto bene. E poi ho preso questo qui, che è una crema da mettere nel contorno del viso per le zone, quelle un po' più critiche. Ed è una specie di correttore, diciamo. Adesso andiamo a montarlo nelle palettine, che sono queste. Spero di... Sì, smettila, mamma che noiosa la mia gatta stamattina. Ecco, questo è uno. Ok. E adesso montiamo l'altro. Potete vedere. Avevo promesso di fare questo video per un aggiornamento haul sulla cosmesi. Ce li ho su stamattina e devo dire che sono fantastici. Questo qui è l'illuminante in pasta, come potete vedere già. È questo. È un colore molto naturale, non niente forte, quindi potete anche riempire il pennello e non vi resta il macchione tipo panda che mi rimaneva quando usavo quello della Base Kiko nell'arco, nella palpebra mobile. Poi sulla parte angolare con il pennello che fa l'angolo uso praticamente quello più scuro che è l'Undone. Meglio. E devo dire che è fantastico. Poi sulla parte interna praticamente applico la parte più chiara. Delle cose che ho acquistato in Bottega Verde, fresche viso all'Argan, quello che ho acquistato, volevo farvi vedere appunto lo scontrino, quindi non dico bugie. Allora, detergente viso, vedete, all'Argan, detergente viso all'Argan 00, quindi, e oltre a questi, altri omaggi e in più prodotti scontati al 50%, che è fantastico, ragazze. Questo qui non so se lo conoscete, è un guanto praticissimo e veloce da utilizzare sotto la doccia, alternativo alla lametta piuttosto che alla crema depilatoria, e toglie tutti i peli superflui e non di gambe, braccia, viso e non so se qualcuno ce li ha, collo, pancia, io non li ho, però vabbè, comunque li toglie È un tutti. dischetto che si può utilizzare per circa un mese e dura praticamente più di 5 utilizzi. Ecco, questo qui è ottimo adesso che arriva la stagione primaverile, che quindi si ha bisogno di tenere le gambe scoperte, direi che
sotto la doccia mentre ti lavi, lo passi e lui ti toglie tutti i peli. Nonostante tutto, indebolisce i peli, quelli più duri. Quindi, quando vi cresceranno i peli, non saranno come quelli del rasoio che saranno ispidi e duri, ma bensì come l'effetto della ceretta. Depilatorio 13,99. Quindi, considerando che fa lo stesso effetto della ceretta, lo usate quasi per un mese, quindi 5 volte, anche perché quando toglie i peli non è che ricrescono subito, perché ha lo stesso effetto della ceretta, quindi ti dura circa 20 giorni una depilazione. Ho acquistato la solita base trucco lievigante riempitiva, perché io ne uso una al mese, ne ho prese due perché c'era il 50%, quindi ne ho prese due, e queste vengono 19,90 l'una. La prima, la seconda è 19,90 meno il 50%, quindi l'ho pagata 12. Non è proprio un 50%, però insomma l'ho pagata 12. Nuovi, questi qua infatti erano in promo, perché il prezzo reale è 16,99, ma essendo in promo praticamente c'è 7 euro di sconto, e quindi l'ho pagato 9,99. Ed è un rossetto a lunga tenuta, matte, assoluto e nutriente, con vitamina E e olio d'argano. Vi faccio vedere il colore che ho preso, che è un colore estremamente primaverile, perché adesso andiamo incontro alla primavera, quindi sostituirò quello che ho con praticamente con questo qui, e volevo farvi vedere il colore, è questo. E visto che il 31 di marzo e il 2 aprile c'è una prova trucco, dirò poi come mi sono trovata. Ordinaria crema riempitiva antirughe ad effetto immediato, che mi ha spiegato che nel momento in cui tu la metti già senti tirare tutta la pelle, quindi questa qui penso che sia veramente forse quella più idonea per il mio tipo di pelle. E poi mi ha dato un effetto lifting crema viso da applicare praticamente prima della base, prima di questa. Questo era l'aggiornamento che volevo farvi vedere. Vi rinnovo l'iscrizione sul mio canale, sarei ben contenta se vi iscrivete al mio canale YouTube. Se il video vi è piaciuto, pollice in su. Vi mando un bacio grande, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.